E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 3.000 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E vi volevo dire che sto piano piano in ripresa, sto leggermente meglio, si sente anche dalla voce. Quindi oggi sono veramente molto più contento anche di riprendere video in modo più, come si può dire, con molta più tranquillità. Allora parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it, vi lascio il link in descrizione. Allora parliamo di un Rimor Boxer, un camper che abbiamo visto credo qualche volta, due, tre volte, magari qualche puntata precedente, ve la lascio qui nelle schede. Allora parliamo comunque di un camper di fascia economica molto, possiamo dire, simile anche al Rimor Daytona che abbiamo visto l'altra volta, anche al Rimor Biric. Sono modelli molto simili tra di loro, cambiavano diciamo un po' la pianta, a volte la motorizzazione e anche un po' le disposizioni interne, ma alla fine diciamo fanno sempre parte della famiglia Rimor. Come dimensioni ci troviamo con un camper all'incirca con 5,70 m, 5,80 m, comunque abbastanza compatto, molto carino internamente. Adesso vi dirò anche un po' la pianta interna, però non ci sono tutte le foto, quindi un po' ve la dovete anche un po' ricordare se avete visto qualche puntata precedente, o comunque vi dico io un po' le cose come stanno nella parte interna, anche se mancano alcune foto. Allora andiamo a vedere un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi entrando sulla sinistra troviamo la cucina col lavandino, i due fuochi, frigorifero trivalente nella parte sotto, poi nella parte posteriore abbiamo la dinetta a ferro di cavallo, volendo si può trasformare in un letto matrimoniale, vari cassetti nel camper. Poi c'è un armadietto con la stufa, questa qui è una fiamma. Di solito nei classici camper trovavamo o la truma o la fiamma, in questo caso abbiamo la fiamma. Poi c'è il bagno, un classico WC, piatto doccia e lavandino, però vi dico che è anche abbastanza ampio come bagno in confronto a tanti altri camper. Entrando sulla destra, adesso voi vedrete i due sedili nella parte anteriore. Allora, pensate che questi qui si possono girare, però, per esempio, allora intanto il sedile guida si gira tranquillamente, e invece credo che il secondo si scavalchi in modo, vabbè, si ribalta e lo schienale va dall'altra parte e viene utilizzato nella dinette. Adesso la foto della dinette non l'hanno messa, ma di solito lì c'è anche un tavolino che si leva e si rimette. Poi troviamo il letto basculante nella parte superiore, il resto è la cabina del Ducato, molto più ampia. La cosa bella del motorhome è che abbiamo molta più visibilità in confronto a un mansardato, un semi integrale, anche in confronto al van. E quindi comodità veramente tanta, soprattutto nella guida. Una cosa in particolare di questo camper che proprio non è che mi faccia impazzire, cioè non mi piace, praticamente che sia dal lato, cioè nel lato guida non abbiamo lo sportello, per il classico sportello che troviamo nei motorhome di solito soltanto nella parte del lato guida, e invece nella parte del passeggero di solito non c'è l'altro sportello. E invece in questo caso proprio non c'è nessuno sportello, quindi l'entrata ce l'abbiamo sempre nella classica porta dove entriamo nella parte della cellula. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora intanto è montato su meccanica Ducato 2005 diesel aspirato, 166.000 km, e questo camper del 1987. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora se vedete il camper esternamente è stato personalizzato, il proprietario ha fatto alcune cose, tipo ha messo questi adesivi. Poi se vedete nella parte posteriore ha tipo plastificato la finestra di nero, una cosa secondo me non da fare quella cosa dietro, però per il resto qualcosina c'è da riprendere, tipo queste strisce azzurre, da, secondo me da dargli un bel ritocco con qualche piccola cura e qualche personalizzazione, esce veramente un mezzo veramente molto bello. E poi se vedete nella parte frontale, lì il tetto secondo me va un attimo pulito, magari dagli anche una riverniciata di bianco, perché se vedete il tetto dove scende e si attacca poi con dove sta il parabrezza, quella giunzione lì va un attimo pulito, magari lo rivernicia tutto, tutta la parte del tetto, e sta più che tranquillo. Altra cosa che vedevo, dove sta il parabrezza di lato ha fatto queste strisce nere, non capisco il motivo, forse, c'è della ruggine, quindi per nasconderla, poi non lo so, sono cose che vado a dedurre, poi uno deve sempre andare a verificare molto bene quando va a vedere il camper. Come accessori esterni non vedo niente, quindi tenda lì in esterno, il porta bici non c'è nella parte posteriore, pannelli solari non è stato specificato, quindi non so dirvi niente a livello di accessori esterni. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.